Cambiamo decisamente argomento. Come ogni anno si avvicina di questi tempi l'appuntamento prenatalizio con la rassegna internazionale d'arte organizzata a Mottola da Giovanni Rogante, ma sentiamo quali sono le novità dell'edizione 2007 nel servizio di Luigi Abbate. La mostra internazionale di pittura Città di Mottola rappresenta ormai una tradizione consolidata da ben 42 anni or sono. Ne parliamo con il leader massimo di questa manifestazione, il suo creatore. Nacque la manifestazione, dicevo, 42 anni fa. Giovanni Rogante, a che punto siamo? Come fervono i preparativi? Allora, intanto abbiamo già iniziato la rassegna, abbiamo messo già la segnaletica dall'inizio del paese, quindi praticamente ognuno potrà partecipare con le stesse modalità della passata edizione. Ecco, quali discipline, quali settori artistici saranno interessati? Allora, il settore chiaramente è la pittura, poi abbiamo uno spazio per la poesia e uno spazio per la scultura, quindi questi tre settori potranno partecipare a tutti gli effetti, con tutte le modalità della rassegna dei quadri, quindi non ci sono problemi. Quanti partecipanti sperate di raggiungere? Beh, l'anno scorso abbiamo avuto 850 opere, quest'anno spero che arriveremo allo stesso numero, qualcosa in più, quindi io mi auguro sempre che la mostra possa crescere, però la cosa più bella è che quest'anno stiamo avendo dei partecipanti molto bravi, degli artisti bravi. Anche provenienti dall'estero? Chiaramente che arrivano anche dall'estero. Io sono stato recentemente in Albania, abbiamo preso un po' di artisti dall'Albania, poi sono stato in Grecia, anche da lì abbiamo portato un po' di artisti, però ci sono anche dalla Francia, poi dall'Olanda, da altri paesi, quindi è una mostra veramente internazionale. Voltiamo pagina. Rifondazione Comunista ha raccolto la protesta di alcuni lavoratori del centro Smairm di Laterza. Sentiamo Angelo Caputo. Centro Smairm di Laterza, punto di riferimento in Puglia per l'assistenza ai disabili gravi, è al centro in questi giorni della protesta di un centinaio di lavoratrici. Il cambio dei turni di servizio e le condizioni di lavoro molto pesanti sono stati temi esposti dalle dipendenti a due esponenti del partito della Rifondazione Comunista che le hanno incontrate in piazza Vittorio Emanuele, la parlamentare Donatella Duranti e il consigliere provinciale Franco Gentile. L'azienda non è tanto disponibile ad ascoltare le loro richieste, tant'è che appunto loro sono state costrette a cominciare una protesta, seguiti dalle organizzazioni sindacali, però a quanto pare la trattativa anche in corso è una trattativa, l'azienda continua a prendere tempo, anche oggi ha incontrato le organizzazioni sindacali, quello che ci è stato riferito è che dovranno fare degli approfondimenti. Nel frattempo queste persone lavorano in condizioni che sono oggettivamente inaccettabili. Noi chiediamo all'azienda in maniera molto garbata, pacata, di scendere dal piedistallo e di incontrare i lavoratori. Ci sono lavoratori e lavoratrici che lavorano in quell'azienda da 35 anni, da 30 anni e se hanno sentito il bisogno di scendere in piazza evidentemente ci sarà un motivo. Evidentemente non è questione di lana caprina, è questione che attiene alla sopravvivenza stessa del lavoratore. Noi diciamo all'azienda di dare un gesto di disponibilità. I lavoratori chiedono come gesto di disponibilità quello che si ritorni per ora all'orario precedente, in attesa che con le organizzazioni sindacali si stabiliscono nuovi turni di lavoro. E una delle lavoratrici dello Smairm manifesta così il disagio di chi opera nella struttura laertina. Noi psicologicamente siamo stressate, non abbiamo più una dignità di persona, di lavoratrice, di mamme. A casa abbiamo delle famiglie. Uscendo dallo Smairm noi non abbiamo più dei confronti, dei rapporti sociali, privati e pubblici. Ho fatto per 4 anni il lavoro della categoria superiore a quella attuale. Ho fatto la vigilatrice e metto la mano sul fuoco a sfidare tutte le vigilatrici e fare un giorno del lavoro che faccio oggi. Solo un giorno.